Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Carlo Riboldi, io sono docente di meccanica del volo e diciamo, del corso di meccanica del volo del terzo anno e del quarto anno, quindi sia laurea specialistica qui al Politecnico di Milano. Per prima cosa una piccola nota logistica. Chiederei a tutti i presenti, almeno per la prima fase in cui avremo chiaramente l'ingegner Valsecchi che parlerà, evidentemente di tenere i microfoni chiusi, questo per evitare che ci siano strani rimbombi o perdite di segnale, dopodiché ovviamente all'ordine del giorno c'è sicuramente una fase nella quale potrete fare tutte le domande che vorrete all'ingegner Valsecchi al termine evidentemente del suo intervento. Una breve introduzione a questo seminario, poi lascio la parola brevemente al professor Masarati che rappresenta l'AIDA, che è l'ente patrocinatore evidentemente di questo evento. Il seminario verterà sulla rappresentazione di una prospettiva storica sull'evoluzione tecnologica, sull'evoluzione anche delle tecniche di progettazione proprio dei dirigibili. Il dirigibile è una macchina che assolutamente fa parte del panorama delle macchine volanti e come tale evidentemente di interesse per chiunque pratichi l'ingegneria aeronautica. Nonostante questo, per ragioni che poi proprio oggi andremo anche a ripercorrere, ha spesso avuto fasi molto, come dire, fasi alterne di grande fama, di grande diffusione e poi proprio di quasi totale oblio. Siamo nella fattispecie oggi in una fase storica nella quale forse stiamo proprio assistendo ad una, per via di diverse caratteristiche, diciamo ad una rinascita dell'interesse per questa piattaforma volante, vuoi per le applicazioni in alta atmosfera che si possono in qualche modo sovrapporre a quelle o affiancare a quelle dei satelliti, riducendone magari il costo e la complessità, vuoi per l'utilizzo anche come mezzi di trasporto, piuttosto che anche per un'utilizzo diversa come piattaforma autonome anche per l'utilizzo magari in scenari che attualmente sono occupati dagli esacotteri e dai multicotteri, che però hanno chiaramente vantaggi e svantaggi rispetto al dirigibile, per esempio la durata in volo magari limitata nel caso appunto di questi multicotteri e viceversa più promettente nel caso dei dirigibili. Quindi una macchina che sfruttando l'elettrico, sfruttando le ultime tecnologie, promette di diventare nuovamente di interesse. Quindi naturalmente ci guiderà in tutto questo proprio l'ingegner Valsecchi, al quale presto darò la parola. Ringrazio ovviamente gli studenti, specialmente dei corsi di laurea magistrale, a cui questo seminario è prevalentemente dedicato, come spiegherà ancora una volta l'ingegner Valsecchi. Ringrazio sicuramente il prof. Masarati e l'AIDA per aver ovviamente voluto patrocinare questo evento. L'ingegner Valsecchi è un nostro laureato, quindi è una, come dire, una, un prodotto del Politecnico, un ottimo prodotto del Politecnico, è un grande appassionato di aeronautica e si è personalmente interfacciato con grandi protagonisti odierni nella produzione, nello studio, nella produzione di dirigibili, per cui riporta delle notizie di prima mano rispetto al panorama anche diciamo di studio e al panorama industriale evidentemente in questo settore. Per cui lascio volentieri la parola prima al prof. Masarati e successivamente all'ingegnere Valsecchi. Grazie ancora per essere intervenuti. Sembrerebbe, Sembra sì. perché a me visualizza che è mutato adesso. Ok, Comunque, vi sì. ringrazio per il feedback, diciamo acustico, quello visivo era falsato. Benissimo, scusate per il piccolo inconveniente, ormai è routine per noi. Bene, innanzitutto il ringraziamento è mio e da parte di Aida verso di voi, in prima persona, per Valsecchi che si è prestato questo seminario, di cui sono sicuro che sarà interessante perché l'ho già sentito parlare di recente, quindi non ho dubbi. E l'organizzazione, diciamo, è un'organizzazione politecnico, un'organizzazione del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, a cui anch'io appartengo, su cui AIDA è ben contenta, ben felice di poter mettere il cappello perché tutto sommato l'argomento è assolutamente di rilevanza per l'associazione. Di cui la gran parte di noi fanno parte, e quindi è assolutamente benvenuto l'opportunità di cogliere un'occasione di questo tipo. Anch'io non intendo portarvi via particolare tempo, non vi parlerò di dirigibili se non per creare due semplicissimi e immediati collegamenti. Ecco, l'edificio in cui sono seduti i miei due colleghi che avete visto, io sono a casa, loro sono seduti nel nostro edificio che è intitolato Enrico Forlanini, e quindi il collegamento col dirigibile è immediato.
un altro collegamento con AIDA. AIDA è l'associazione degli ingegneri aerospaziali italiani, per dirlo brevemente. Adesso si parla di aeronautica e astronautica, le due A finali. All'epoca c'era solo la A di aeronautica, perché l'astronautica ancora non si sapeva che cosa fosse, però alla riunione fondativa di AIDA nel 1920 Umberto Nobile, altro nome che ci ricollega ai dirigibili, non era fisicamente presente, ma aveva mandato la delega. Il motivo non ce n'è traccia negli archivi, però evidentemente anche lui all'epoca era interessato alla nostra associazione. Questo giro di parole per dire che AIDA quest'anno compie 100 anni e quindi è una cifra rotonda, fa sempre piacere ricordarla. Diciamo che la nostra associazione è una delle più antiche nel mondo in ambito aeronautico, credo surclassata, anticipata soltanto da un'analoga associazione britannica di cui non, in questo momento mi sfugge il nome, ma che ha qualcosa di royal nel nome, quindi immagino che riusciate a recuperarla. E quindi abbiamo ritenuto opportuno inserire questo intervento, questa interessante presentazione dell'ingegner Valsecchi, nella lunga lista di eventi che caratterizzano il centenario di AIDA. Quindi nel nostro piccolo, nel piccolo stiamo partecipando alla celebrazione di questo centenario. Mi fermo qui e cedo volentieri la parola a chi dovrà seguire, immagino direttamente all'ingegner Valsecchi, giusto? Grazie, sì, e buonasera. Grazie mille, grazie per Angelo. Direi di dare subito la parola all'ingegner Valsecchi, eccolo qua. Buongiorno a tutti. Io sono Paolo Valsecchi, come ha già detto il professor Di Boldi, io mi sono laureato per il Politecnico in Ingegneria Aeronautica con una tesi sui dirigibili. A seguito di questa tesi abbiamo pensato con il professor Di Boldi di valutare la possibilità di tenere questo seminario dedicato agli studenti. Quindi come prima cosa un ringraziamento al professor Di Boldi e al professor Croce per avermi ospitato nei loro corsi e all'Associazione Italiana di Aeronautica Astronautica nella persona del professor Masarati. Ora se il tempo di condividere la presentazione e direi che possiamo partire. Allora, lo scopo di questo incontro è quello di fornire agli studenti una panoramica sul dirigibile. L'esposizione sarà quindi tagliata su di loro e avrà un contenuto un pochino più tecnico che storico per permettere loro di avere una panoramica di quali siano le caratteristiche e le problematiche proprie dei dirigibili e di come nel corso degli anni siano state affrontate e risolte. La storia farà comunque da filo conduttore dell'esposizione. Temo però di non aver, scusatemi, condiviso poi l'audio che mi serve. Eccoci. Lascerò comunque con un'ultima cosa. La fine, la spiegazione del perché abbiamo pensato che questa esposizione fosse utile per gli studenti del seminario. La storia del dirigibile non ha avuto un andamento lineare come ebbero altre tipologie di velivolo, ma ha visto l'alternarsi di momenti di crescita e momenti di stasi. Per ogni epoca in cui il dirigibile fu soggetto di interesse, vedremo dal punto di vista tecnico, tecnologico e ingegneristico quali furono i temi e le problematiche affrontate da scienziati e ricercatori. Per quanto riguarda invece i periodi di stasi, cercheremo di capire le motivazioni della scarsità di interesse che ha riguardato questo velivolo. Oltre a queste informazioni di base, è importante trasmettere agli studenti il concetto che il dirigibile non è un velivolo relegato al passato, ma un presente e un possibile futuro se ci saranno le condizioni adeguate. Questi sono gli argomenti che tratteremo, le epoche storiche nelle quali può essere suddivisa la storia del dirigibile, le caratteristiche di ciascuna epoca, il presente dei dirigibili, ovvero come si stanno muovendo ricerca e industria, e le prospettive future. La storia del dirigibile è sostanzialmente suddivisibile in cinque epoche distinte. La prima, che va dal volo del primo dirigibile fino alla Seconda Guerra Mondiale, fu un periodo di intenso sviluppo che culminò nel ventennio tra le due guerre, in quella che potremmo definire l'epoca d'oro del dirigibile. A questa fase seguì dal secondo dopoguerra fino agli anni 70 un periodo di sostanziale abbandono di questo mezzo, in cui sia la ricerca che lo sviluppo di apparecchi volanti subirono un quasi totale arresto. Il ventennio successivo poi, ovvero gli anni 70-80, hanno visto una rinascita di interesse nei confronti del dirigibile, che si espresse particolarmente nell'ambito degli studi e della ricerca e che solo in minima parte
hanno visto concretizzarsi i propri sforzi in realizzazioni pratiche. Il decennio seguente, gli anni 90, ha visto un raffreddamento di questo entusiasmo, rinato poi negli anni 2000, senza lo slancio visto negli anni 70, ma in maniera più concreta, in quanto alla ripresa di studi e ricerche si affiancarono tentativi più o meno coronati di successo, da successo di tramutare la teoria in realizzazioni pratiche. È importante sottolineare che alcuni confini temporali tra i periodi storici individuati sono molto netti, quale ad esempio quello relativo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e alla ripresa degli anni 70, mentre altri sono più sfumati e, se vogliamo, un po' arbitrari. Fatta questa doverosa precisazione, cominciamo ora un'analisi più approfondita di queste epoche, soffermandoci sul ruolo della ricerca, della sperimentazione e della costruzione dei dirigibili. Il primo volo in assoluto di un dirigibile si può ricondurre al 1852, quando volò il dirigibile di Henri Giffard. Nel trentennio successivo ci sono stati altri tentativi di costruire dirigibili con poco successo. Si arrivò persino a dubitare del fatto che la costruzione di un mezzo più leggero dell'aria, che fosse realmente controllabile, potesse davvero essere fattibile. Bisogna attendere il 1884, quando il La France di Renard de Krebs fece un volo in condizioni controllate, percorrendo un tragitto di 8 km in 32 minuti, tornando al punto di partenza. Da questo momento divenne evidente che il dirigibile fosse una realtà e l'interesse nei confronti di questo mezzo vide un costante crescendo. Negli anni successivi, fino alla Seconda Guerra Mondiale, molti furono i miglioramenti e le innovazioni che caratterizzarono i dirigibili, coinvolgendo principalmente Francia, Regno Unito, Germania, Italia e Stati Uniti. Man mano che le dimensioni e le prestazioni crescevano, si sviluppavano soluzioni lungo tre direzioni: dirigibile non rigido, semirigido e rigido. Mentre Francia e soprattutto Italia si specializzarono sui semirigidi, la Germania prese la via dei dirigibili rigidi, raggiungendo dimensioni e capacità di carico rilevanti, raggiunte all'approssimarsi della Seconda Guerra Mondiale anche da Regno Unito e Stati Uniti. La storia dei dirigibili nei primi quasi 60 anni ha visto sia impieghi militari nella Prima Guerra Mondiale come bombardieri, quella che vediamo è la ricostruzione comparsa sul numero del Western Daily Press del 23 gennaio del 1915, relativa al raid compiuto da due Zeppelin quattro giorni prima, che civili. La prima compagnia aerea del mondo operante su Zeppelin fu la Delag, fondata nel 1909. Fu un'epoca questa contraddistinta da grandi successi, ad esempio il giro del mondo del Graf Zeppelin nel 1929, ma anche da grandi disastri, uno su tutti quello che ha visto protagonista l'Hindenburg nel 1937. Fu un'epoca in cui lo sviluppo dell'aeroplano e del dirigibile poterono proseguire parallelamente, senza una reale competizione, perché destinati a compiti molto diversi. Da una parte l'aereo capace di maggiori velocità, dall'altra il dirigibile dotato di maggiore carico utile. Ci fu quindi una mancanza di competizione, ma questo non significa che lo sviluppo di queste due tipologie di macchine sia proseguito in maniera totalmente dissociata. Incontreremo personaggi che furono protagonisti della ricerca nel campo del più leggero dell'aria e che già certamente conoscete perché coinvolti anche nel mondo della ricerca nel campo più pesante del più pesante dell'aria, quali ad esempio Crocco, von Karman e Panther, per citarne alcuni. Le ricerche teoriche poggiarono le loro basi sull'idrodinamica, scienza relativamente sviluppata al tempo. Esse furono poi affiancate da esperimenti in galleria del vento e prove di volo su dirigibili reali. Partiamo ora con una breve panoramica delle tre configurazioni che abbiamo citato, ovvero dirigibile non rigido, semirigido e rigido. In un dirigibile non rigido, la forma dell'involucro è mantenuta solo grazie al gas contenuto in leggera sovrappressione rispetto all'aria circostante. La quantità di gas di galleggiamento che riempie interamente l'involucro solo alla quota di volo di progetto, alle quote inferiori non sarebbe sufficiente a riempirlo. Per questo motivo i dirigibili sono dotati di ballonet, ovvero di sacche d'aria, generalmente almeno una prua e una poppa, il cui riempimento con aria garantisce il mantenimento della forma. Il loro posizionamento e riempimento differenziato permettono anche di utilizzarle per il trimmaggio del dirigibile. Nei dirigibili semirigidi esiste una struttura rigida che corre inferiormente da prua a poppa. Da una parte essa permette di mantenere la forma meglio di quanto non accada in un non rigido, dove le componenti assiali delle forze relative alle funi di fissaggio della cabina comportano un'instabilità di forma che ne limita le dimensioni. Dall'altra permette di distribuire gli sforzi sull'involucro riconducibili alla cabina, alle gondole dei motori, nonché di fissare ad essa i piani di coda. Nei rigidi, la forma è garantita da una struttura travi che permette anche un più libero posizionamento dei carichi. Al suo interno il volume è suddiviso in numerosi comparti indipendenti contenenti il gas di galleggiamento.
L'indipendenza di queste sacche permette un maggior livello di sicurezza in caso di perdita di gas. Vedremo ora su quali argomenti e problematiche relative al dirigibile si focalizzò la ricerca in quest'epoca storica. Parleremo di cinque campi: aerodinamica, dinamica e controllo, strutture, impianti e progetto preliminare. Le forze aerodinamiche agenti su un dirigibile vengono, come per ogni velivolo, scomposte in portanza e resistenza, rispettivamente componente perpendicolare parallela alla direzione del moto. Nello specifico caso del dirigibile, però, la portanza è sostanzialmente dovuta al galleggiamento, ovvero alla spinta di Archimede ottenuta riempiendone l'involucro con un gas a densità inferiore a quella dell'aria, generalmente elio o idrogeno. La forma dei dirigibili consentirebbe di generare portanza con il variare dell'angolo d'attacco, ma questa portanza non viene utilizzata in volo rettilineo per contrastare il peso del mezzo, come invece accade per gli aeroplani. Non essendo necessario che l'involucro assumesse una forma atta a generare portanza, la sua progettazione non era finalizzata all'ottimizzazione dell'efficienza, intesa come rapporto tra portanza e resistenza, ma alla minimizzazione di quest'ultima, il che permetteva un aumento dell'autonomia di volo a parità di carburante imbarcato o viceversa. In questo contesto la ricerca si sviluppò lungo tre direzioni: modelli matematici, teorici o empirici, prove in galleria del vento con modelli in scala e prove di volo effettuate con dirigibili reali. È evidente come questi tre ambiti fossero fortemente interconnessi. L'obiettivo finale restava il poter trovare empirici che agevolassero la fase di progettazione, ma questo richiedeva una misura della loro affidabilità. Ciò poteva sì derivare da prove in galleria del vento, ma queste spesso non bastavano e si necessitava di una validazione ottenibile solo con i test effettuati dal vero. L'immagine che vediamo è tratta da un report del 1920 pubblicato da Plant. Tale report riguarda la possibilità di utilizzare concetti e teorie derivanti da studi di idrodinamica al mondo aeronautico. In particolare, i diagrammi riportano quattro forme teoriche di involucro, sulle quali è stata calcolata la distribuzione di pressione mediante modelli a potenziale, per poi confrontare i risultati con quanto misurato in galleria del vento. Questo ingrandimento della prima forma di involucro mostra chiaramente la sostanziale corrispondenza tra i valori calcolati, linea continua, e quelli misurati, i pallini, tranne che nella zona terminale dove avvengono fenomeni di transizione e separazione del flusso. Plant non fu il solo a occuparsi dello sviluppo di modelli teorici. Munch, ad esempio, fu una figura molto presente nel panorama della ricerca dirigibilistica e si occupò anche di questo aspetto. Non solo von Karman si occupò per conto della Zeppelin. Soffermiamoci ora sulla resistenza. Per quanto riguarda i dirigibili, la formula della resistenza è quella che vedete. A differenza dell'aeroplano, dove il coefficiente di resistenza è dimensionalizzato con la superficie alare, nel caso del dirigibile si utilizza il quadrato della radice cubica del volume. Per la determinazione della resistenza, al fine di verificare i modelli teorici, si effettuavano sia prove in galleria del vento che test in volo. Entrambe queste metodologie presentavano alcuni problemi specifici che portavano risultati differenti. In particolare, in galleria del vento si rilevavano valori maggiori rispetto a quelli determinati con i test in volo. La causa era il numero di Reynolds raggiungibile in galleria, troppo basso rispetto a quanto ottenibile in volo. Nel diagramma vediamo un esempio di andamento del coefficiente di resistenza col numero di Reynolds. Per evitare di considerare valori errati, si ritenne di accettare le misurazioni in galleria solo se, al variare del numero di Reynolds, il coefficiente avesse mostrato un andamento quasi asintotico. Questo problema fu solo in parte mitigato dall'introduzione delle gallerie a densità variabile, concepite da Munch per la Zeppelin, ma che ebbe modo di realizzare solo successivamente, nel 1922, dopo essere andato a lavorare per la NACA. Per quanto riguarda i test in volo, sempre in tema di resistenza, questi venivano effettuati raggiungendo la condizione di volo rettilineo uniforme, togliendo trazione istantaneamente e calcolando la decelerazione mediante la misura della variazione di velocità nel tempo. Questo metodo presentava anch'esso delle criticità. Innanzitutto la trazione andava tolta istantaneamente a tutti i motori. Anziché spegnere semplicemente i motori, si giunse a prevedere una frizione tra motore ed elica che consentisse di disaccoppiare le eliche e frenarle poi contemporaneamente. Altra difficoltà stava nel mantenere l'assetto del dirigibile, poiché il posizionamento delle eliche, generalmente poste più in basso rispetto all'asse del dirigibile, introduceva un momento a cabrare che veniva a mancare nel momento dell'annullamento della spinta, risultando in un'attitudine a picchiare. Altro problema ancora era costituito dalla necessità di una lettura contemporanea di velocità e tempo.
Si introdusse l'utilizzo quindi di una macchina da presa che inquadrasse anemometro e cronometro e consentisse un'analisi dei dati in un secondo momento. Parliamo ora della stabilità statica. Limitiamoci ad alcuni concetti chiave per comprendere alcune tipicità del dirigibile. Premettiamo che l'obiettivo ottimale in fase di progettazione dovrebbe essere quello di posizionare il centro di gravità inferiormente sulla verticale rispetto al centro di volume e il centro di galleggiamento il più possibile verticalmente e superiormente rispetto al centro di volume. Se così fosse avremmo, come vediamo nell'immagine, un valore di epsilon pari a 0. In tal caso, per qualsiasi variazione di alfa angolo d'attacco, avremmo comunque un momento raddrizzante. Purtroppo epsilon e HF dipendono dal grado di riempimento del volume, dai ballonet e se il dirigibile non sta volando con asse orizzontale, anche dal fatto che le pareti separatrici compatte del gas nel caso di un dirigibile rigido che sono di tela non sono rigide. Generalmente il momento riequilibrante dovuto al peso supera di gran lunga quello dovuto alla spinta di galleggiamento. Può capitare però in alcune condizioni di volo che per un intervallo relativamente piccolo di angoli d'attacco nell'intorno dello zero il momento complessivo sia instabilizzante. Devono quindi intervenire le superfici di comando che ricordiamo sono scarsamente efficaci a basse velocità. Non scenderemo poi nei dettagli, è importante capire che non era semplice determinare la stabilità statica di un dirigibile. La stabilità dinamica è stata anche da altri fattori. Innanzitutto, come detto, la forma dell'involucro rende il dirigibile instabile. Il suo coefficiente di momento è ribaltante, il suo effetto cresce con la velocità. Per quanto riguarda la trazione, anche questo l'abbiamo già accennato, l'asse dell'elica è generalmente disassato inferiormente rispetto all'asse del dirigibile, quindi anche la trazione è instabilizzante. A ciò aggiungiamo che il consumo del carburante durante il volo diminuisce il peso del mezzo e quindi il suo momento raddrizzante. Da tutto questo si deduce quanto siano importanti le superfici di comando. Per quanto riguarda la loro configurazione, si è passati attraverso una serie di tentativi che andavano dai piani di coda singoli o multipli attaccati alla cabina, ai piani di coda attaccati all'involucro e gonfiati con gas, fino ad arrivare alla soluzione definitiva di superfici di controllo rigide posizionate in coda. Anche questa soluzione ha visto varie versioni, con code da 3 a 6 superfici, ma la configurazione pressoché definitiva è stata quella cruciforme a 4 superfici di controllo ottagonali, 2 verticali e 2 orizzontali per il controllo del beccheggio. Si è dovuto aspettare 1914 per arrivare a questa soluzione finale, montata per la prima volta dalla Schütte-Lanzer sul suo SL2, che vedete nella foto, e lo stesso anno dalla Zeppelin sul suo LZ-27. È su questa configurazione, divenuta poi standard, che si sono concentrati gli studi e le ricerche. Dal punto di vista degli studi teorici, importante fu l'apporto di Munch. I suoi studi si focalizzavano, come abbiamo già detto, su modelli di flusso potenziale. In questi studi si giunse anche a sviluppare metodi di calcolo per la superficie degli impennaggi orizzontali necessari a garantire un sufficiente momento raddrizzante a qualsiasi velocità di volo. Passiamo ora alla stabilità laterale, a cui si riferisce il disegno che vedete. Quando un dirigibile è in virata, l'angolo che assume rispetto alla traiettoria genera un momento instabilizzante, così come accade per il beccheggio. Non abbiamo però l'effetto instabilizzante delle eliche e nemmeno quello stabilizzante del peso. In più c'è la forza centrifuga da contrastare. Si dimostra che il dirigibile può mantenersi in virata solo a patto che si crei un angolo di imbardata interno alla curva. Dobbiamo precisare un punto guardando l'immagine. L'angolo di imbardata di un dirigibile viene riferito al centro di gravità e nell'immagine è chiamato φ. Il naso del dirigibile si muove lungo una traiettoria concentrica rispetto a quella seguita dal centro di gravità, ma di raggio minore. Rispetto a tale traiettoria, il suo angolo di imbardata locale è chiamato nell'immagine θ ed è minore di φ. La coda ha un angolo locale maggiore di φ, anche se non è indicato nell'immagine. Si giunse alla conclusione che il mantenimento della virata fosse possibile solo se θ fosse stato pressoché nullo. Ciò comportava un φ maggiore di 0, il che dimostra quanto detto prima, ovvero che per mantenere la virata il dirigibile dovesse avere un angolo di imbardata interno alla traiettoria. Il fatto che ogni punto del dirigibile sperimenti un angolo di imbardata differente ci suggerisce anche un'altra riflessione. La virata non è una condizione riproducibile in galleria del vento, perché in tale situazione ogni punto del modello, comunque lo si collochi, sperimenta il medesimo angolo di imbardata. Per questo motivo i test in galleria si focalizzavano soprattutto sullo studio delle superfici di controllo al fine di massimizzarne l'efficacia. In quest'ottica si inserì lo studio delle interazioni tra involucro e superfici di comando. Non si deve dimenticare che posizionarle in coda comporta che una porzione di esse si trovi nella scia e di conseguenza sia meno efficace.
Di contro però spostarle in una posizione più avanzata comporta un braccio minore rispetto al baricentro, il che ancora una volta ne diminuirebbe l'efficacia. Parliamo ora delle prove in volo. Per quanto riguarda le virate, si procedeva deflettendo le superfici di comando di un angolo noto e misurando la variazione nel tempo della direzione, misurata con una bussola di volo del dirigibile. In questo modo era possibile correlare l'angolo di deflessione con il ratio di virata. Conoscendo inoltre la velocità di volo, era possibile risalire al raggio di virata. Un parametro caratteristico utilizzato per il confronto tra diversi dirigibili era il coefficiente di virata, dato dal rapporto tra il diametro di virata e la lunghezza del dirigibile. Un problema relativo a questo tipo di test era dato dalla lunghezza della catena dei comandi, che comportava spesso una discrepanza tra l'angolo di deflessione indicato sui comandi in cabina e l'angolo effettivo della superficie di controllo. Per ovviare a questo inconveniente venne utilizzato un membro dell'equipaggio posto in prossimità del timone che mediante appositi contrassegni posizionati sui cavi dei comandi in contatto radio con la cabina verificasse l'effettivo angolo di deflessione. Venivano effettuati anche test di stabilità consistenti nel porre il dirigibile in volo rettilineo uniforme, nel dare poi un comando di virata e riportare quindi i comandi in posizione neutra. Il dirigibile generalmente non si riposizionava in volo rettilineo ma in una condizione di lenta virata. Si calcolava quindi il coefficiente di questa lenta virata. Il dirigibile veniva considerato stabile se presentava tale valore superiore a 100. Un'ultima considerazione. Un problema tipico del dirigibile è la manovrabilità a basse velocità, laddove le superfici di comando perdono efficacia. Furono fatti vari tentativi per ovviare a questo problema. Un tentativo fu quello di appoggiare i dirigibili con eliche direzionali, come fatto per la prima volta dagli inglesi sul dirigibile Gamma. Altro tentativo fu quello adottato da Forlanini sull'Omniadir, ovvero il tentativo di posizionare valvole sul naso e sulla coda da cui far uscire getti di aria compressa in differenti direzioni. Quelli che vedete sono tre fotogrammi estratti da un video dell'epoca dove si notano chiaramente i gruppi valvole su naso e coda. Ad essi veniva inviata aria compressa prodotta da un compressore centrifugo. Aprendo opportunamente le valvole, il dirigibile poteva manovrare anche a basse o nulle velocità. Spostiamoci quindi sulla questione strutturale. Affronteremo l'argomento in base al tipo di dirigibile, ovvero non rigido, semirigido e rigido. Lo sforzo della ricerca in questo campo per i dirigibili non rigidi si focalizzò sul dimensionamento degli elementi di irrigidimento sul naso del dirigibile, atti a mantenerne la forma contrastando la pressione statica insistente in questa zona dell'involucro. Abbiamo detto che la forma dei non rigidi era assicurata da una lieve sovrappressione del gas di galleggiamento, ma nel punto di ristagno sul naso del dirigibile la pressione dinamica a monte si trasforma in statica e poi proseguendo verso la coda diminuisce a favore della dinamica. Per quella parte di involucro in cui la statica superava la pressione interna, gli elementi di irrigidimento impedivano la deformazione dell'involucro. Nei dirigibili semirigidi l'attenzione era rivolta al corretto dimensionamento della chiglia, l'elemento rigido che correva da naso a coda, a cui era collegato l'involucro, nonché le gondole dei motori, la cabina e le superfici di comando. I dirigibili rigidi, visti indiscussi del periodo tra le due guerre, furono quelli su cui si concentrò maggiormente l'impegno della ricerca. Lo scheletro di un rigido, qui vedete quello del Graf Zeppelin durante le fasi di costruzione, era veramente complesso. L'importanza di un corretto dimensionamento dello scheletro di questi dirigibili e le difficoltà insite in un calcolo così complesso per le possibilità dell'epoca si evince dai numerosi incidenti occorsi proprio a causa di cedimenti strutturali. La Zeppelin mantenne segreti i propri metodi di calcolo, mentre la Schütte Lanz pubblicò un documento per divulgare i propri. Le travi erano formate da scatolati di duro alluminio, benché il primo materiale utilizzato fosse stato il legno, ben presto abbandonato. Per elementi particolarmente sollecitati si faceva uso di acciai. Gli elementi erano chiodati e raramente saldati. La parte più complicata però non era il calcolo della struttura, quanto la determinazione dei carichi agenti su di essa. Ai modelli teorici si affiancò l'utilizzo durante i test in volo di estensimetri applicati alla struttura che misurassero le deformazioni da cui risalire gli sforzi. L'impiego di tale strumentazione era ritenuta tanto importante che alcuni dirigibili, quali ad esempio l'Hindenburg e il Graf Zeppelin, erano perennemente strumentati, onde raccogliere dati durante tutta la vita operativa del mezzo stesso. Facciamo un piccolo appunto. Il corretto dimensionamento della struttura era, come detto, molto importante per prevenire incidenti. Nonostante ciò, spesso le condizioni operative imponevano scelte che per l'epoca potremmo considerare drastiche.
Per dare qualche numero, la Zeppelin utilizzava un coefficiente di sicurezza pari a 2 rapportato alla rottura, gli americani sempre 2 ma rapportato allo snervamento, e gli inglesi lo differenziavano a seconda dell'elemento sollecitato, considerando valori tra 2 e 4. Se vi sembrano bassi, considerando l'epoca, c'è però da ricordare che i dirigibili furono utilizzati anche militarmente come bombardieri nella Prima Guerra Mondiale e che per sfuggire alla contraerea era necessario volare più in alto possibile. Per ottenere ciò a parità di dimensioni e quindi di volume dell'involucro, era necessario ridurre al minimo il peso. Per questo motivo la Schütte-Lanze si spinse ad utilizzare un coefficiente di sicurezza di 1,25, decisamente estremo per l'epoca. Passiamo al quarto punto, gli impianti. Vennero condotti test sia in galleria che in volo relativi alle eliche e le prestazioni dell'impianto propulsivo in generale, ma non ne parleremo, nell'ottica di trattare solo argomenti tipici del dirigibile. Abbiamo parlato della stabilità statica del dirigibile. Abbiamo detto come la portanza data dal galleggiamento fosse necessaria a sostenere il peso del mezzo. Ebbene, uno dei grandi problemi con cui ci si scontrò fu dovuto alla variazione del peso durante il volo, dovuto al consumo del carburante. Minor peso si traduceva in minor portanza necessaria. La soluzione più semplice e rapida per ristabilire l'equilibrio consisteva nello scaricare in atmosfera parte del gas di galleggiamento. Non dimentichiamo però che l'elio era molto costoso e l'idrogeno pericoloso in quanto infiammabile. Ci si orientò quindi verso soluzioni alternative per evitare lo squilibrio tra portanza e peso. Una soluzione tentata fu quella di utilizzare l'idrogeno come additivo nel carburante anziché scaricarlo in atmosfera. In questo modo si evitava appunto di rilasciarlo in atmosfera e si otteneva una diminuzione dei consumi che poteva quasi raggiungere il 20%. Un'altra strada intrapresa dalla Zeppelin sul dirigibile Graf Zeppelin fu quella di utilizzare come combustibile il gas blau. Il suo peso, simile a quello dell'aria, consentiva di rimpiazzarne la frazione consumata con aria mantenendo l'equilibrio. In più, la sua maggiore efficienza rispetto al combustibile liquido aumentava l'autonomia del Graf Zeppelin di 30 ore, valore rilevante se tenete conto che alla velocità di crociera l'autonomia col normale carburante si aggirava intorno alle 85 ore. Non fu successivamente più utilizzato perché la sua densità simile a quella dell'aria comportava che in caso di perdita esso non si sarebbe accumulato nella parte superiore dell'involucro ma in quella inferiore, andando a inondare le zone in cui erano presenti equipaggio e passeggeri. La soluzione più diffusa consisteva nel recuperare acqua mediante condensazione dai gas di scarico dei motori e utilizzarla per rimpiazzare il peso del carburante consumato. Inizialmente i radiatori erano posizionati perpendicolarmente all'asse longitudinale del dirigibile, in prossimità delle gondole dei motori. Questa soluzione però poteva comportare un aumento di resistenza del dirigibile anche del 20%, per cui si passò al posizionamento sull'involucro come vedete nell'immagine. Qualcuno si starà chiedendo se l'acqua ottenuta fosse in quantità sufficiente a bilanciare il peso di combustibile consumato. Nel diagramma che vediamo, contenuto in uno studio del 1925, vediamo la percentuale di peso dell'acqua recuperata rispetto al combustibile consumato. Notiamo due cose, innanzitutto la dipendenza dalla temperatura esterna. Secondariamente vediamo come questo sistema permettesse di superare in alcune condizioni il 100%, recuperando quindi più acqua di quanto fosse necessario. Ovviamente era anche dipendenza dalla temperatura di scarico dei gas e dal tipo di combustibile utilizzato. Abbiamo poc'anzi parlato dell'utilizzo dell'idrogeno come additivo nel combustibile. Ebbene, questo accorgimento consentiva tra l'altro di recuperare più acqua rispetto all'utilizzo del solo combustibile. Spostiamoci sul progetto preliminare. Non stiamo parlando di calcoli e dimensionamenti, ma del progetto preliminare, ovvero quella fase in cui dai parametri di missione fosse necessario stimare le dimensioni e le performance del dirigibile. Nel periodo storico in esame si tentava di trovare correlazioni, soprattutto empiriche, che legassero in qualche modo le dimensioni del dirigibile alle sue prestazioni. Koch, ad esempio, fu molto attivo in questo campo e in un suo studio correlò il peso dei componenti del dirigibile al volume dell'involucro. Quello che vediamo è un diagramma riassuntivo contenuto in uno dei suoi studi che permetteva di stimare, in funzione della forza di galleggiamento richiesta, il peso percentuale di struttura, motori, combustibile e carico utile. Sono evidenziate anche la durata del viaggio, la quota di volo e l'efficienza, intesa come rapporto tra carico utile e combustibile imbarcato. Chiudiamo questo periodo storico. Come abbiamo visto, la ricerca profuse molto impegno nel campo dei dirigibili, ma ciò non deve stupire. Ricordiamoci che essi erano considerati la massima espressione della tecnologia dell'epoca. Abbiamo accennato al report nel quale la Schütte-Lanze divulgava i propri metodi di calcolo strutturale.
Nell'introduzione di questo stesso report, l'autore dice espressamente che la divulgazione era finalizzata a stimolare l'impiego di tali metodi anche in altri settori dell'industria. Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Da questo momento fino agli anni 70 il dirigibile viene quasi totalmente dimenticato. Prima di analizzarne le cause, vediamo cosa accade in quegli stati che maggiormente avevano contribuito allo sviluppo del dirigibile. In Italia, dal punto di vista militare, l'avventura del dirigibile terminò col tragico incidente del dirigibile Italia di ritorno dal viaggio al Polo Nord nel 1928. I mezzi civili erano indissolubilmente legati al nome di Forlanini. L'ultimo dirigibile da lui ideato, l'Omnia Dir, che abbiamo visto parlando di sistemi di controllo, ha visto la luce nel 1931, ad un anno dalla morte dell'inventore. Anche in Francia il dirigibile non fu più considerato per scopi militari dopo la Prima Guerra Mondiale, se non per quanto riguarda la Marina che l'impiegò fino al 1936. Lo Zodiac V12 che vedete è stato l'ultimo impiegato. Una serie di insuccessi e incidenti pose fine anche all'impiego civile all'incirca negli anni 20. In Germania fu solo la Zeppelin a produrre dirigibili ben oltre la fine della Prima Guerra Mondiale, fino al 40, quando il Graf Zeppelin II fu smantellato per decisione del regime nazista. Nel Regno Unito, intorno agli anni 30, terminarono il loro percorso gli ultimi dirigibili rigidi costruiti, l'R-100 e l'R-101, smantellato il primo e vittima di incidente il secondo. Gli Stati Uniti in questo panorama fanno un'eccezione. I dirigibili vennero impiegati anche durante la Seconda Guerra Mondiale con compiti di scorta dei convogli. La US Navy sostenne che nessun convoglio scortato da questi velivoli andò perduto nel corso del conflitto. La stessa Marina continuò a utilizzare questi mezzi fino al 1961, quando il Naval Airship Service fu sciolto. Da allora la Goodyear continuò la costruzione di dirigibili spostando la sua produzione sull'impiego civile, in ambito pubblicitario, televisivo, cinematografico. Dal punto di vista della ricerca si fece ben poco e quel poco fu fatto grazie alla Marina americana. Sostanzialmente ci si concentrò sullo studio della formazione di ghiaccio sull'involucro. Affrontiamo ora le probabili cause del disinteresse nei confronti del dirigibile. La complementarietà tra dirigibile e aeroplano, di cui parlava Nobile negli anni 20, si basava sulle diverse peculiarità dei due mezzi. L'aereo poteva puntare sulla velocità e il dirigibile sulla capacità di carico e l'autonomia. Con la Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo vertiginoso dell'aeroplano aveva aumentato il divario in termini di velocità e assottigliato quello relativo alla capacità di carico. Prendiamo in considerazione il trasporto aereo civile. Nel 1952 entrò in servizio il primo aereo passeggeri a reazione, il Comet. Nel 1958 fu il primo velivolo a getto a compiere una trasvolata atlantica. Non fu un velivolo molto fortunato, ma nello stesso anno entrò in servizio il Boeing 707, che fu invece protagonista di una grossa diffusione nelle compagnie aeree. Militarmente parlando, per quanto riguarda i compiti di bombardamento, l'aeroplano aveva già rimpiazzato il dirigibile nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1947 inoltre entrò in servizio il B-47 Stratojet, aprendo la strada ai bombardieri a reazione. Nella lotta antisommergibile, dopo la guerra, gli scenari erano cambiati. Già alla fine del 1944 i tedeschi avevano gettato le basi per il passaggio tecnologico dal sommergibile al sottomarino, con l'U-Boat tipo 21. Per chi non lo sapesse, tutti gli altri mezzi utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale erano sommergibili, ovvero progettati come battelli destinati a una navigazione prevalentemente in superficie, con propulsione diesel, capaci di immergersi per un periodo relativamente limitato grazie a motori a batteria. Dall'U-Boat tipo 21 in poi si passò al sottomarino, mezzo progettato per una navigazione prevalentemente in immersione. Questa differenza si riflesse sulle metodologie e le tecnologie necessarie per l'intercettazione, che non poteva più affidarsi al rilevamento visivo o mediante radar, ma doveva affidarsi ai sonar, che potevano essere imbarcati da navi da guerra. Nel 1954, poi, la capacità di operare in immersione venne estesa con l'entrata in servizio del sommergibile americano Nautilus, il primo sottomarino dotato di propulsione nucleare, che ne estendeva notevolmente l'autonomia in immersione. A questo punto la lotta antisommergibile passò in mano ad unità navale coadiuvate da elicotteri. Per la lotta antisommergibile la US Navy impiegò anche il sistema SOSUS, una catena di postazioni subacquee di ascolto posizionata nell'Atlantico e successivamente anche nel Pacifico. I pieghi Airborne Early Warning passarono agli aerei AWACS, il cui capostipite fu Lockheed EC-121. Anche l'intelligence non fu più un compito adatto ai dirigibili, poiché dal 59 furono messi in orbita i satelliti spia del programma Corona statunitense. In definitiva, ciò che decretò l'oblio dei dirigibili nel quarto di secolo che seguì il secondo conflitto mondiale
fu sostanzialmente il fatto che si ritenne non vi fossero più impieghi in cui l'aeroplano non potesse essere un'opzione più efficiente ed efficace del dirigibile. Senza contare che aeroplano ed elicottero erano mezzi di cui probabilmente non era facile valutare se e quanto potessero essere ancora sviluppati, quindi non era facilmente prevedibile se in un futuro più o meno remoto il dirigibile avrebbe avuto ancora qualcosa da dire. Di certo fino agli anni 70 fu quantomeno messo in letargo. Passiamo quindi agli anni 70-80, che videro una rinascita dell'interesse nel dirigibile. Le motivazioni furono sostanzialmente quattro. In primo luogo la nascente attenzione nei confronti delle problematiche relative all'inquinamento. Un ruolo importante ebbero poi le crisi energetiche del 73, quando il prezzo del greggio salì in conseguenza all'embargo imposto dall'OPEC in appoggio alla guerra mossa da Siria ed Egitto nei confronti di Israele, e del 1979, scoppiata a seguito della rivoluzione iraniana. Sul grafico proiettato, riportante l'andamento dell'indice WTI, questi importanti incrementi di prezzo sono ben distinguibili. Ci furono poi anche motivazioni più tecniche. Ci si stava cominciando a domandare se il livello tecnologico raggiunto fosse tale da poter superare alcuni limiti del dirigibile evidenziati nel passato. Infine ci si rese conto che esistevano tipologie di missioni nelle quali aeroplano ed elicottero potevano essere superati dal dirigibile e altre ancora in cui solo il dirigibile avrebbe potuto essere utilizzato in virtù delle sue caratteristiche. Fu la riscoperta del già menzionato concetto di complementarietà. Ci accorgeremo infatti come in questo periodo storico ci fu un argomento praticamente assente in passato che fu oggetto di molti studi, ovvero l'aspetto economico delle possibilità di impiego del dirigibile. Fu come se nel periodo di oblio precedente lo sviluppo vertiginoso di aeroplani ed elicotteri avesse fatto credere che essi avrebbero potuto coprire l'intero ventaglio di missioni aeree possibili. Giunti agli anni 70 ci si accorse che alcune tipologie di missione avrebbero potuto vedere i dirigibili più indicati e competitivi rispetto ad aerei ed elicotteri. Ci si cominciò quantomeno a porre questa domanda e ciò spinse il mondo della ricerca a cercare una risposta. Fece la sua comparsa una nuova categoria di dirigibili, gli ibridi, così chiamati perché in questi mezzi la portanza non è interamente ottenuta grazie al gas contenuto nell'involucro. Possiamo suddividere questa categoria in due gruppi, dirigibili in configurazione multicottero e quelli con forma dell'involucro portante. Qui vediamo un esempio di dirigibile multicottero, per la precisione un quadricottero. In questa tipologia, il gas contenuto nell'involucro garantisce la portanza necessaria al sostentamento del peso a vuoto del mezzo. Le unità propulsive sono costituite da un rotore ad asse verticale e un'elica ad asse orizzontale. I rotori fornivano la portanza supplementare utile per sollevare e trasportare il carico. Le eliche orizzontali garantivano la spinta necessaria al moto, in aggiunta a quella fornita dall'inclinazione dei rotori. Il Dynairship che vediamo era un progetto di dirigibile ibrido a forma portante. In questa tipologia di velivolo parte della portanza era garantita, come detto, dalla forma aerodinamica dell'involucro. Ovviamente tali mezzi necessitavano di una pista per decolli e atterraggi e non potevano volare a punto fisso. Questi sono gli argomenti oggetto di attenzione da parte della ricerca. Sono praticamente quelli che abbiamo già visto nel primo periodo storico analizzato, con l'aggiunta, come anticipato, di una discreta quantità di studi dedicati al confronto economico tra dirigibile da una parte e aereo ed elicottero dall'altra, nonché la ricerca di compiti nei quali aerei ed elicotteri non potevano essere impiegati o potevano esserlo, ma in maniera meno efficiente rispetto al dirigibile. Una precisazione, la più grande innovazione di questo periodo fu l'introduzione dei calcolatori. Essi permisero di effettuare calcoli complessi, creare software CFD a elementi finiti, creare algoritmi di controllo automatico e software di progetto preliminare. In pratica il loro contributo fu fondamentale in ciascuno degli ambiti elencati. Partiamo dalla questione dell'aerodinamica. Uno studio del 75 mise in luce una problematica del periodo. L'oblio che aveva caratterizzato i dirigibili dalla Seconda Guerra Mondiale in poi aveva fatto sì che qualsiasi studio o modello teorico sviluppato avrebbe dovuto confrontarsi con dati sperimentali obsoleti, oltretutto ottenuti in condizioni di prova, in galleria o in volo, tutt'altro che ottimali. Inoltre, in passato, la scarsa conoscenza di alcuni fenomeni aveva portato a conclusioni errate. Per restare in tema aerodinamico, facciamo l'esempio di uno studio del 23 in galleria su un modello dell'R38 britannico, che aveva mostrato valori di resistenza dall'andamento anomalo con il numero di Reynolds. Al tempo si diede la colpa alla turbolenza presente in galleria, ma le conoscenze attuali consentivano di imputare il problema al fatto che ci si trovasse in regione di transizione tra flusso laminare e turbolento.
Il diagramma che vediamo ora spiega le conclusioni errate del passato. Come si vede, solo verso gli anni 40 che si cominciò ad avere una comprensione sufficiente dello stato limite. E non è un caso se parliamo di stato limite, perché le tecniche di controllo dello stato limite, della transizione laminare turbolento e della separazione furono il principale tema di studio aerodinamico di questi anni. Nell'immagine vediamo ad esempio uno studio che teorizzava l'installazione dell'elica propulsiva internamente all'involucro, ovviamente ciò era ipotizzabile solo sui dirigibili rigidi, con prese d'aria in prossimità del punto di separazione dello stato limite al fine di evitarla. Con questo metodo si ipotizzava una riduzione di resistenza del 25-30%. Avendo poi parlato di configurazione multicottero, un altro argomento importante oggetto di attenzione fu l'interazione aerodinamica tra rotori e involucro. Passiamo alla dinamica al controllo. In questo campo, da un lato, si svilupparono modelli dinamici e tecniche di studio di stabilità. Dall'altro nacquero i primi sistemi di controllo automatico. Questo per rispondere soprattutto alle peculiarità dei dirigibili ibridi multicottero. Se considerate la presenza di quattro rotori di cui poter variare passo e inclinazione e quattro eliche propulsive, capite subito la moltitudine di comandi sulla quale poter agire per ottenere il risultato desiderato. Ci si rese presto conto che un movimento poteva essere ottenuto in più modi agendo su comandi diversi. Il diagramma che vediamo, ad esempio, riguarda il momento di imbardata. Quello che notiamo è che a velocità di volo differenti variava anche il tipo di comando ottimale da utilizzare per ottenere il momento desiderato. Il multicottero venne pensato per compiti di sollevamento di carichi per la movimentazione su corte distanze. Si studiò quindi il comportamento dinamico con carichi appesi. I problemi in questo caso nascevano in caso di presenza di vento traverso e l'immagine si riferisce a uno studio relativo alla condizione di overing appunto con vento traverso. Qui lo studio del controllo era complicato dal fatto che nell'applicazione pratica non era richiesto il mantenimento in posizione fissa del dirigibile, quanto del carico applicato, dato che questa condizione era necessaria durante le fasi di carico e scarico. La progettazione di un controllo in anello chiuso per questa condizione si rivelò una sfida non indifferente. Spostiamoci quindi sugli aspetti strutturali. In questo campo le maggiori innovazioni furono i nuovi materiali disponibili, costituiti da fibre sintetiche e da nuove leghe di alluminio, acciaio e dall'avvento del titanio e dei materiali compositi, nonché dall'introduzione dei primi software elementi finiti, nati negli anni precedenti, ma dagli anni 70 impiegati in maniera estesa. Parlando di materiali, quelli sintetici impiegabili per l'involucro erano i seguenti, il Tedlar, il Mylar, il Dacron, l'uretano e il Kevlar. Soffermiamoci ora su questa tabella, dove si confrontano le caratteristiche meccaniche di alcuni di questi materiali. Il Kevlar, ad esempio, avrebbe potuto essere un materiale considerabile per l'involucro, il nylon assolutamente no. Si può pensare che ciò sia da ricondursi alla maggiore resistenza a trazione del Kevlar. Invece è molto più importante che l'involucro sia il più possibile indeformabile, per cui in realtà il motivo per cui non veniva considerato il nylon era il suo basso modulo elastico. Per quanto riguarda i software elementi finiti, ecco alcuni di quelli utilizzati all'epoca. La lista sarebbe molto più lunga, questi li cito perché espressamente sviluppati per l'industria aerospaziale. Abbiamo il Nastan, utilizzato ancora oggi, il Daisy sviluppato dalla Lockheed Martin e lo Stradler 2 dal MIT. Dal punto di vista impiantistico, la più importante innovazione di questi anni fu l'introduzione dei comandi fly-by-wire, per la prima volta previsti dall'Instand negli anni 80 sul suo GA-42. Da un lato questo consentiva catene di comando più semplici, leggere e precise e quindi si trattava di un vantaggio rispetto al passato. Dall'altro però era anche una necessità. Se pensiamo ai multicotteri, non sarebbe stato possibile controllare singolarmente in maniera meccanica ogni variabile di comando. Inoltre abbiamo visto che per ottenere un movimento desiderato al variare della condizione di volo, le variabili su cui agire potevano essere differenti. Per questo motivo, la presenza di un computer di bordo che prendesse in ingresso il comando del pilota e lo processasse andando poi ad agire sulle variabili di comando ottimali in quella precisa condizione di volo era una necessità. Vediamo ora il progetto preliminare. Anche in questo campo l'introduzione dei calcolatori fu fondamentale, permettendo di sviluppare software di progetto preliminare. Essi potevano essere impiegati sia per un dimensionamento di massima del dirigibile a partire dai parametri di missione, sia per una stima delle prestazioni di un dirigibile di geometria data. I più importanti software sviluppati in questi anni furono il CASCOMP della Boeing e il GASP della Goodyear. L'ultimo argomento che trattiamo per quanto riguarda questo periodo storico è quello relativo ai numerosi studi a carattere economico.
Essi si occuparono sia di confrontare i dirigibili con aeroplani ed elicotteri, sia di confrontare tra loro diverse configurazioni di dirigibili, al fine di verificare se e in quali configurazioni il dirigibile potesse davvero essere un mezzo competitivo. Purtroppo i risultati furono eccessivamente diversi e contrastanti tra loro. Alcuni studi sostennero che il dirigibile ibrido potesse essere competitivo a differenza di quello convenzionale, altri sostennero che il dirigibile non avrebbe in alcun modo potuto occuparsi di compiti specifici, non avrebbe potuto che occuparsi di compiti specifici non assolvibili da aeroplani ed elicotteri. Da una parte vi era l'entusiasmo dei tecnici, alimentato dalla possibilità di studiare un velivolo praticamente nuovo, in virtù delle caratteristiche molto diverse rispetto a quelli di mezzo secolo prima, e dall'altra c'erano gli investitori, la cui unica preoccupazione era la profittabilità del mezzo e la possibilità di effettuare investimenti remunerativi e a basso rischio. Purtroppo i pochi prototipi costruiti, la non univocità di conclusioni degli studi economici e delle indagini di mercato, nonché le incertezze relative alle problematiche tecniche che si sarebbero potute incontrare nella progettazione e realizzazione di un mezzo praticamente nuovo, non convinsero gli investitori. Le conseguenze le riscontriamo nel decennio successivo, gli anni 90. Nel 1981 l'American Institute of Aeronautics and Astronautics diede inizio a una serie di conferenze con cadenza biennale al fine di seguire lo sviluppo dei dirigibili. Analizzando negli atti, troviamo programmi della Marina e dell'Esercito statunitense per lo sviluppo di dirigibili iniziati ma interrotti precocemente. Ma troviamo soprattutto che i dirigibili effettivamente volanti negli anni 90 erano un numero davvero esiguo. 21 nel 95, 38 nel 97, 36 nel 99. Oltretutto si trattava di piccoli dirigibili per scopi pubblicitari, turistici e di ricerca. Situazione paragonabile al secondo dopoguerra. Vediamo di capire i motivi di questo nuovo disinteresse. Cominciamo ad analizzare le condizioni ambientali, intese come quelle condizioni esterne, che avrebbero potuto influire su questo calo di interesse. Abbiamo detto che uno dei motivi che avevano decretato la rinascita del dirigibile negli anni 70 fu l'impennata del costo del greggio conseguente alle crisi energetiche del 73 e del 79. I dirigibili fanno dei bassi costi operativi un loro punto di forza ed è evidente che più i combustibili costano, più alta è la differenza di costi operativi tra aeroplano e dirigibile. Ebbene, come vediamo dal grafico, già dalla seconda metà degli anni 80 il prezzo del greggio ritornò a valori comparabili con i valori pre-crisi e ciò ha sicuramente contribuito a rendere i dirigibili meno appetibili. Potremmo supporre poi che negli anni 70-80 aeroplani ed elicotteri abbiano visto uno sviluppo tale da ritornare a vedere i dirigibili come inutili. Vediamo quindi qual era la situazione al tempo. Se pensiamo alle capacità di carico, nell'88 entrò in servizio l'Antonov AN-225, con capacità di carico di 250 tonnellate. Nel 90 la User Force schierava il C5 Galaxy nella variante B, capace di 127 tonnellate di carico utile. Sul fronte civile, 747-400F imbarcava poco più di 120 tonnellate di merce. Spostandoci sugli elicotteri, il Mi-12 sovietico era accreditato di un carico utile di ben 40 tonnellate, ma il suo sviluppo risale agli anni 60 e comunque non andò mai oltre lo stadio prototipico. Se parliamo invece di elicotteri in linea di volo, dobbiamo parlare del Mi-26 sovietico con 20 tonnellate di carico utile e del CH-47 statunitense con 11 tonnellate circa. Possiamo quindi dire che sia improbabile che sia stata la concorrenza con aerei ed elicotteri ad aver fatto scemare l'interesse nel dirigibile in questo decennio, perché la loro evoluzione fu lineare e non caratterizzata da salti tecnologici che avrebbero potuto far tornare a pensare al dirigibile come qualcosa di inutile. Sicuramente ha contribuito al rientro dell'emergenza legata alle crisi energetiche degli anni 70, ma la motivazione più plausibile resta la scarsa risposta da parte dell'industria e degli investitori, conseguente al clima di incertezza riguardante la presunta competitività effettiva del mezzo. In mancanza di questa risposta, anche il mondo della ricerca ha diminuito il proprio interesse nel dirigibile. Dal 2000 in poi, questa tendenza si è nuovamente invertita. È tornato l'interesse, anche se non con lo slancio degli anni 70. Se negli anni 70 comparvero le configurazioni ibride, in quest'ultimo ventennio salirono alla ribalta le piattaforme stratosferiche, dirigibili senza pilota per missioni ad alta quota della durata di mesi o anni, concepite per assolvere ai compiti tipici dei satelliti, ovvero osservazione, sorveglianza dei confini, telecomunicazioni. Il concetto non era nuovo, risaliva agli anni 70, ma non era stato precedentemente sviluppato. Parleremo più approfonditamente delle piattaforme stratosferiche in seguito.
Partiamo quindi analizzando i soliti punti, già analizzati per gli altri periodi storici, a cui andremo ad aggiungere un'analisi della situazione industriale. Dal punto di vista della ricerca, in questo ventennio noteremo che, più che in passato, l'università ha avuto un ruolo da protagonista. Uno degli argomenti principali in tema aerodinamico fu l'ottimizzazione della forma dell'involucro al fine di ridurre la resistenza e ottimizzare le performance. L'ottimizzazione veniva fatta in maniera specifica tenendo in considerazione i regimi di Reynolds tipici del dirigibile oggetto di studio, in modo che fosse ottimizzato per le condizioni di volo di progetto dello stesso. Nella tabella si vede una proposta di suddivisione di questi regimi riconducibile agli studi effettuati presso l'Università di Stoccarda. L'aerodinamica computazionale aveva fatto grandi passi avanti, ma si cercavano ancora metodi per il corretto calcolo della resistenza che andassero oltre all'accoppiamento tra metodi a pannelli e calcolo dello stato limite. In particolare era necessario riuscire a calcolare precisamente la posizione della linea di separazione. Tra i metodi innovativi proposti citiamo gli algoritmi genetici. Si tratta di algoritmi di tipo evolutivo che giungevano alla soluzione mediante procedimenti iterativi nei quali le soluzioni vengono ricombinate e raffinate fino a raggiungere un criterio di ottimalità. Si studiarono inoltre metodi per la modellazione del campo turbolento attorno all'involucro e della scia. Dal punto di vista della dinamica del controllo si studiarono modelli per la simulazione dinamica non lineare dei dirigibili per poi creare software utili alla simulazione della risposta ai comandi e allo studio di stabilità. L'evoluzione di questi modelli fu la possibilità di studiare il dirigibile non più solo come un corpo rigido, ma come un corpo flessibile, al fine di valutare l'influenza di questa assunzione sulla stabilità. In pratica si cominciarono a studiare fenomeni aeroelastici sul dirigibile. Si dimostrò che alcuni modi rigidi di un dirigibile flessibile potevano generare instabilità. Prendiamo ad esempio i modi longitudinali. A sinistra è riportata la parte reale degli autovalori relativi alla modellazione del dirigibile come corpo rigido. Vediamo come tali modi si mantengono stabili per ogni velocità di volo considerata. A destra gli stessi autovalori calcolati con il modello di dirigibile flessibile. Senza entrare troppo nel dettaglio, si vede che a 88 metri al secondo il modo di beccheggio si stabilizza e a 125 metri al secondo diverge, a causa del fatto che la deformazione dell'involucro che portava nose e coda a flettere entrambi verso l'alto inficiava l'effetto stabilizzante delle superfici di comando. Si tratta comunque di velocità fuori dall'inviluppo di volo del dirigibile studiato, ma tale studio ha messo in evidenza l'importanza di un modello che tenesse conto della deformabilità dell'involucro. Nel campo del controllo, la corretta modellazione dinamica del dirigibile era funzionale alla creazione di sistemi di guida autonoma, indispensabile ad esempio nel campo dell'esplorazione spaziale, laddove un dirigibile avrebbe consentito di esplorare un pianeta con più libertà di movimento rispetto a un lander o un rover, ma non avrebbe comunque potuto essere comandato in tempo reale a causa delle grandi distanze dalla stazione di controllo a terra. Sugli aspetti strutturali c'è poco da dire, lo sviluppo dei materiali e dei software FEM continuò sulle strade già tracciate negli anni 70-80. Se pensiamo agli impianti, lo sforzo maggiore venne fatto nello sviluppo di sistemi energetici che sfruttassero la radiazione solare e il progresso si ebbe sia in tema di film fotovoltaici che di sistemi di immagazzinamento dell'energia. Questo tipo di propulsione era prevalentemente pensato per l'utilizzo sulle piattaforme stratosferiche. La sfida maggiore si dimostrò il mantenimento dell'equilibrio energetico tra energia creata e consumata, poiché fortemente condizionato dai venti presenti nella stratosfera, dalla latitudine e dal periodo dell'anno. Ricordiamo un attimo il perché le piattaforme stratosferiche siano pensate per operare proprio nella parte più bassa della stratosfera. Da una parte vi è la necessità di coprire un'ampia area, dall'altra quella di non interferire col normale traffico aereo. C'è però un'altra motivazione, la deduciamo dal grafico che vedete. Intorno ai 18 km di altitudine abbiamo un minimo per quanto riguarda i venti. Una piattaforma stratosferica che operasse in posizione geostazionaria dovrebbe continuamente contrastare questi venti con costante consumo energetico. È per questo che è importante valutare la possibilità di mantenere l'equilibrio energetico. Non è così scontato che ad ogni latitudine, in ogni momento dell'anno, sia possibile generare sufficiente energia dalla radiazione solare per bilanciare quella consumata nel tentativo di mantenere la posizione. Uno studio del 2007 ci permette un'altra riflessione. In questo studio sono state confrontate diverse configurazioni basate su aerei e su dirigibili in impieghi relativi alle telecomunicazioni. È vero che i dirigibili consentono minori costi operativi e possono stare in aria per mesi, ma lo studio arrivò alla conclusione che considerando anche i rischi e le performance, oltre ai costi operativi,
L'impiego di una serie di aeroplani che si avvicendassero nella missione sarebbe comunque stato preferibile al progetto e alla costruzione di un dirigibile dedicato. C'è un'altra tipologia di impianti che è stato oggetto di studio nell'ultimo ventennio, i sistemi di variazione della portanza statica. Ne parleremo più diffusamente tra poco quando vedremo i dirigibili più promettenti per il prossimo futuro. Spostando l'attenzione sul progetto preliminare, ci si accorse che le aziende tendevano a utilizzare software e strumenti sviluppati al loro interno. Studi comparativi su questi programmi misero in luce il fatto che ogni azienda dava importanza ad alcuni aspetti tralasciandone altri e che nessuno dei software analizzati consentiva un progetto concettuale completo della macchina. C'è un interessante studio del 2015 che mette in evidenza questo problema. In questo documento sono stati analizzati i principali tool sviluppati per la progettazione concettuale di dirigibili. La tabella video mostra una cosa interessante. Sono stati considerati 9 software ed è stata valutata la loro capacità di calcolo relativamente ad alcuni parametri. In questa prima tabella vediamo i parametri relativi allo studio concettuale. In quest'altra valutiamo invece i parametri relativi alla modellazione, l'analisi e la simulazione, quindi i parametri riconducibili al progetto, e chiudiamo con i parametri relativi alle analisi nelle fasi di progetto concettuale, preliminare e di certificazione. Quello che notiamo da queste tabelle è che gli strumenti sviluppati consentivano di analizzare una porzione dei parametri relativi al progetto concettuale preliminare del dirigibile. In questi 20 anni, infatti, il grande assente è stato un software omnicomprensivo paragonabile a quelli sviluppati negli anni 70, ovvero il CASCOMP della Boeing e il GASP della Goodyear. Dal punto di vista industriale, tralasciando per un attimo le piattaforme stratosferiche perché più che altro progettate da enti di ricerca o governativi e i piccoli dirigibili per uso turistico pubblicitario che non hanno costituito una novità in questo ventennio, sono comunque davvero molte le aziende che dichiarano di avere pronti progetti per la costruzione dei dirigibili cargo, con capacità di carico dalle 50 tonnellate a salire. Ma a livello realizzativo ci si è limitati a pochi prototipi dimostrativi, e questo per una serie di motivi. I dimostratori in scala spesso non bastano a convincere gli investitori, e figuriamoci solo i progetti. Da qui una difficoltà a reperire i fondi. Le aziende spesso poi non sono pronte all'industrializzazione. Avere la struttura e il personale necessario a costruire un prototipo non significa poter poi sostenere un'eventuale produzione di serie. La grande varietà di configurazioni di dirigibili proposte negli ultimi anni non consente sempre alle normative di stare al passo coi tempi. Vi è poi un'inadeguatezza infrastrutturale. Sebbene molti produttori dichiarino di poter operare da piste improvvisate, la costituzione di rotte commerciali remunerative richiede la creazione di infrastrutture, sia per operare i mezzi che per la manutenzione. Vi è poi una carenza di esperienza da parte degli operatori e una difficoltà a formare e trovare equipaggi addestrati. Di fatto, per concludere, anche in questo ventennio si sono riscontrati i problemi che avevano afflitto gli anni precedenti, relativi alla difficoltà di convincere gli investitori della bontà del dirigibile. Nonostante questo, alcuni dirigibili sembrano promettere bene per il futuro. Vediamo allora di capire quale sia questo possibile futuro. Partiamo dalle piattaforme stratosferiche, passeremo poi ai dirigibili, chiudendo parlando del ruolo della ricerca dell'università. Le piattaforme stratosferiche sono state oggetto di forte interesse nell'ultimo ventennio. Ci sono stati programmi di studio nati e conclusi senza uno sbocco pratico, ma comunque l'interesse non è mai scemato. Basti ricordare che lo scorso anno si è tenuto a Roma il primo workshop nazionale sulle piattaforme stratosferiche organizzato dall'Aeronautica Militare. Vediamo quali siano i progetti in essere per capire quali siano gli impieghi previsti sia in ambito civile che militare. Le prime notizie reperibili sul sito della Thales riguardante lo Stratobus risalgono al 2014. Si propone come una piattaforma stratosferica senza pilota, di lunghezza compresa tra i 70 e i 100 metri, con diametro tra i 20 e i 30 metri. Si stima un'autonomia fino a 5 anni. In ambito civile viene proposta per compiti che vanno dalle telecomunicazioni, alla copertura GPS, alla sorveglianza. Dal punto di vista militare, all'inizio di quest'anno è stato siglato un accordo con l'esercito francese per lo studio della possibilità di utilizzo per intelligence, sorveglianza e ricognizione. La Yuan Meng è una piattaforma stratosferica cinese. Nel 2015 ha compiuto il suo primo volo di prova. Anch'essa senza pilota, alimentata da energia solare, viene pensata per utilizzi nel campo delle telecomunicazioni e dell'osservazione terrestre e spaziale. Sul fronte militare si prevedono utilizzi come piattaforma di sorveglianza, scoperta di obiettivi soprattutto navali,
con la capacità di fornire dati in tempo reali ad aerei e missili per le intercettazioni. Negli ultimi anni, anche il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ha studiato una piattaforma stratosferica con compiti di monitoraggio ambientale, agricoltura di precisione, operazioni di ricerca e salvataggio e telecomunicazioni. Non sono noti impieghi militari previsti. Questo breve elenco non può certo ritenersi esaustivo, ma ci consente di farci un'idea dei compiti previsti per le piattaforme stratosferiche. In campo civile abbiamo osservazione terrestre e spaziale, monitoraggio ambientale, supporto ad operazioni SAR e telecomunicazioni. In campo militare abbiamo sorveglianza dei confini, intelligence, ricerca e scoperta di obiettivi ostili e minacce. Spostiamoci ora sui dirigibili. Partiamo da quelli effettivamente volanti oggi, quali lo Zeppelin NT-07. Costruito dalla Zeppelin, fece il suo primo volo nel 1997. È dotato di una struttura rigida interna, propulsori orientabili e comandi fly-by-wire. Non è classificabile come non rigido perché possiede una struttura interna, ma nemmeno come rigido perché tale struttura non serve a mantenere la forma dell'involucro. Questo dirigibile è infatti un semirigido. Il gas di galleggiamento fornisce il 95% della portanza utile, il restante 5% è ottenuto durante le manovre di decollo e atterraggio dall'orientamento dei propulsori, mentre in volo è la forma aerodinamica dell'involucro a garantirlo. Attualmente questo modello viene impiegato per voli turistici, pubblicitari e ricerche scientifiche. Spostiamoci su progetti presenti e futuri relativi agli ultimi anni. Partiamo da Lockheed Martin LMH1. In studio da circa un ventennio, viene proposto per impieghi cargo in aree con carenza infrastrutturale. Un decennio fa ha volato il P-791 suo dimostratore tecnologico. L'azienda si dichiara pronta alla costruzione del primo esemplare commerciale. Oltre agli impieghi cargo, viene proposto per impieghi umanitari e di soccorso in seguito a disastri naturali. L'azienda non cita eventuali impieghi militari, ma è logico supporre possibile l'impiego cargo anche in teatri di combattimento. L'Airlander 10 della Ibida Air Vehicles. Si tratta della versione da 10 tonnellate di carico utile, proposta per gli stessi compiti dell'LMH1. L'azienda pianifica entro qualche anno dall'entrata in servizio dell'Airlander 10 la costruzione dell'Airlander 50, versione da 60 tonnellate di carico utile. Il primo esemplare di Airlander 10 viene previsto in consegna nel 2024. Questo è l'ML866 dell'Aeros. È un dirigibile da 66 tonnellate di carico utile, di cui ha già volato il dimostratore in scala, il Dragon Dream. Può decollare e atterrare verticalmente, sia a vuoto che a pieno carico, grazie a un sistema di controllo automatico della portanza, di cui parleremo tra poco. Anch'esso viene proposto per compiti cargo, in aree caratterizzate da assenza di infrastrutture e per impiego umanitario. In più viene anche proposto per compiti antincendio. In funzione cargo viene anche proposto in ambito militare. Alcune fonti danno la costruzione del primo esemplare attualmente in corso. Questo è l'LCA-60T della francese Flying Waves. Originariamente sviluppato per operare in ambito forestale, viene proposto anch'esso con compiti cargo. Dichiara 60 tonnellate di carico utile. Era prevista l'entrata in servizio nel 2022, seguita da una capacità produttiva di una dozzina di velivoli l'anno, ma è presumibile che la pandemia abbia obbligato a rivedere i programmi. Quindi, riassumendo, in campo civile abbiamo turismo, ricerca, pubblicità, impieghi cargo, impieghi umanitari e in campo militare impieghi cargo. Ci sarebbero anche altri dirigibili di cui parlare, ma o sono fermi allo stadio progettuale o sono idee, diciamo, particolari e non sembra abbiano prospettive di avanzamento. Analizziamo quindi un attimo questi quattro che sembrano essere i più promettenti e parliamo dell'utilizzo civile per la quale vengono proposti, ovvero i compiti cargo. Come vediamo, abbiamo un dirigibile in configurazione, diciamo, classica, due ibridi e quello dell'Aeros che è dotato di un sistema di compensazione automatica della portanza. Piccolo inciso, tutti i dirigibili oggi sono dotati di motori orientabili e di fatto si potrebbe dire che tutti in realtà sono ibridi. Anche lo Zeppelin NT-07 che abbiamo visto prima ha una portanza statica inferiore al 100% del peso e utilizza o i motori o la forma aerodinamica per fornire la parte mancante di portanza. Fatta questa precisazione, torniamo sul sistema di controllo automatico della portanza che abbiamo citato più volte. Ora, con l'ausilio di un filmato della Aeros, capiremo di cosa si tratta. Aeroscraft Ballastless Variable Buoyancy Cargo Airlift Vehicle. Aeroscraft Technology incorporates a suite of advanced technologies. Internal ballast system. Low speed control,
rigid hull structure, multi-chamber landing system. When seamlessly integrated, these technologies create an advanced variable buoyancy air vehicle. These technologies can operate without needing external ballast and vertically take off and land at maximum payload. Conventional airship requires ballast and large ground support. Hybrid airships require a runway and ballast exchange or venting of buoyant gas. This is what has kept airships from becoming cargo airships. To make the aeroscraft light, the compressed helium tank valve opens and helium pushes air out. To make the aeroscraft heavy, helium is being pumped into the compressed helium tank and the outside air replaces the helium. The aeroscraft is able to vertically take off and land with a maximum payload, offload cargo without needing external ballast, and operate while in hover mode. The aeroscraft will allow U.S. military to insert materials into critical points that can't easily be reached, provide additional deployment lift for current forces, reduce the number of moves required in the area of operations, bypass choke points, deliver intact capabilities at multiple entry points, maintain uninterrupted deployment momentum, move select air cargo forward from last secure area, as well as minimize surface convoys, avoid IEDs and ambushes. The aeroscraft. Aeros. The future begins with us. Ora, è chiaro che si tratta di un video promozionale dell'Aeros ed è ovvio che quindi che tende a evidenziare le caratteristiche che rendono loro dirigibile migliore degli altri. Tralasciando l'enfasi dovuta a questo, abbiamo comunque potuto vedere come funziona il sistema di gestione automatica della portanza statica. Ma abbiamo capito anche un'altra cosa, che un dirigibile in configurazione classica, come l'LCA-60T, non può veramente operare senza assistenza da terra. Se esso si reca a un punto di carico, deve arrivarci zavorato da 60 tonnellate d'acqua, che deve scaricare nel momento in cui, pur stando in overing, carica le merci. Di contro, se si reca a un punto di scarico, per poter scaricare la merce e ripartire, deve reimbarcare l'acqua. In più, per essere hangarato, non avendo carrelli, deve essere ormeggiato con un apposito sistema che ne permetta poi la movimentazione a terra. Il dirigibile ibrido non può operare in totale assenza di infrastrutture, perché almeno una pista non preparata di 700-800 metri deve essere disponibile. L'ML-866 può caricare e scaricare merce stando in overing e può atterrare e decollare verticalmente. Delle tre configurazioni è indubbiamente la più versatile. Vediamo ora di capire se veramente i dirigibili possono avere un futuro. Per aiutarci in queste considerazioni finali, ci avvaliamo delle risposte che ho avuto nella stesura della tesi da tre persone che lavorano nel settore, ovvero Jürgen Fescher della Zeppelin, Eddie Ogden della Goodyear e Igor Pasternak della Aeros. Torniamo ai concetti di complementarietà e competitività. Secondo Fescher, ogni dirigibile deve trovare il suo mercato specifico e anche Ogden sostiene che la via della complementarietà sia la più promettente. Pasternak è più possibilista sull'opzione competitività. Credo che le due cose non siano veramente in antitesi, ma che la competitività possa essere una conseguenza della complementarietà. Nell'utilizzo come cargo, il dirigibile deve dapprima puntare su caratteristiche che lo rendano complementare e successivamente, dopo aver dato prova delle proprie capacità e dopo aver dimostrato di essere dotato di profittabilità, cercare di entrare in mercati ora appannaggio di mezzi differenti, puntando quindi sulla competitività. Ma quali sono le caratteristiche che deve avere? Come osserva Pasternak, un dirigibile cargo competitivo deve essere in grado di operare senza l'ausilio di infrastrutture e personale a terra. Abbiamo già visto quali siano le limitazioni di configurazioni quali quella convenzionale e quella ibrida. Come ho già osservato, il dirigibile dell'Aeros sembra essere il più versatile. Ciò significa che gli altri siano progetti fallimentari? Assolutamente no. Pasternak stesso afferma che non si costruiscono dirigibili per stabilire record, si costruiscono per rispondere alle richieste del mercato. L'ML-866, con la sua capacità di decollare e atterrare verticalmente e di caricare e scaricare merci in overing, è più adatto ad un impiego militare o in aree non attrezzate e in caso di disastri naturali. Ma pensiamo invece ad una rotta commerciale stabilita tra aeroporti attrezzati. In questo caso la presenza di piste permetterebbe di operare anche i dirigibili ibridi.
essi hanno anche dei vantaggi. Prendiamo ad esempio l'Airlander 50. Esattamente come l'ML866, è accreditato di circa 60 tonnellate di carico utile. Però l'Airlander è lungo 119 metri, mentre l'ML866 169. Ciò significa hangar più piccoli per il ricovero e la manutenzione. Questo solo a sottolineare che è importante progettare un dirigibile, ma questo vale per qualsiasi cosa, tenendo ben presente l'utilizzo per il quale lo si sta progettando, perché anche una soluzione che potrebbe apparire non ottimale potrebbe invece essere sufficiente per l'impiego per cui lo si vuole proporre. Passiamo dal problema tecnico a quello economico, i finanziamenti. La Hybrid Air Vehicles punta sul crowdfunding per l'Airlander 10 e ha già raccolto circa 2 milioni di sterline. Potrebbe sembrare un metodo un po' particolare per trovare finanziamenti, ma non è così innovativo come si può pensare. Già il Conte Zeppelin sperimentò metodi simili. Dopo l'insuccesso del suo primo dirigibile, fu un insieme di donazioni pubbliche, investimenti e una lotteria a permettergli di avere i fondi per proseguire. Dopo l'incidente dell'LZ4, poi, la sua società sembrò nuovamente destinata al fallimento, ma uno spettatore presente all'incidente del dirigibile iniziò spontaneamente una raccolta fondi popolare che raggiunge i 6 milioni di marchi, permettendo al Conte di proseguire la sua attività. Torniamo ai giorni nostri. L'Hybrid Air Vehicle sta puntando molto sulla pubblicità e pare ci sia già un operatore svedese, la Ocean Sky Crisis, che sta raccogliendo adesioni per un viaggio al Polo Nord, programmato per il 2023-24. Il costo è di $65.000 per una cabina doppia. Si dovrà poi vedere se l'Airlander 10 avrà un successo tale da permettere di trovare finanziamenti per il successivo Airlander 50. Per quanto riguarda l'LCA 60T, una fonte importante di finanziamenti è rappresentata da enti governativi francesi e non solo. In generale poi c'è da considerare che già cimentarsi nella progettazione e costruzione di un prototipo ha un costo, ma per poter poi essere immesso sul mercato un dirigibile deve essere certificato. Come sottolinea Fescher, per i grandi dirigibili degli anni 20 e 30 era molto semplice ottenere certificati di aeronavigabilità. Oggi certificare le procedure di progetto, produzione e manutenzione ha un costo elevato e richiede anche molto tempo. Se poi si giungesse al punto di poter avviare una produzione in serie del dirigibile, le infrastrutture e il personale utilizzati nella fase prototipica potrebbero non essere sufficienti a supportarla. Ma i problemi economici non riguardano solo l'azienda costruttrice, ma anche l'utente finale. Normalmente ci si aspetterebbe che per questo tipo di impiego il cliente sia una compagnia aerea, ma non è inusuale che sia il costruttore a operare direttamente i propri velivoli. Ho chiesto agli intervistati se fosse un problema di diffidenza nei confronti dei dirigibili, ma Fescher e Ogden osservano che non è solo una questione di diffidenza verso la profittabilità del mezzo. Le compagnie devono avere piloti, personale a terra e manutentori dedicati e tutto questo personale va formato. Oggi, ad esempio, in Europa c'è una sola organizzazione approvata dall'EASA per l'addestramento dei piloti ed è la scuola della Deutsche Zeppelin Reederei. È più conveniente noleggiare il velivolo dal costruttore, che è già dotato di certificazioni per operare con il proprio personale. E non ci sono solo problemi tecnici e economici. Spesso il destino dei dirigibili o delle aziende costruttrici è stato influenzato anche da questioni politiche. Solo per citare alcuni esempi, l'incidente dell'R101, il cui sviluppo è stato pesantemente condizionato da ingerenze del Ministero dell'Aria britannico. Altro episodio riguarda un bando per la fornitura di un dirigibile per la Marina tedesca nel 1914. Vinse la proposta della Zeppelin sulla concorrente Schutte-Lanz e ciò fu dovuto, nonostante la superiorità del dirigibile della Schutte-Lanz, alle antipatie del segretario di Stato per la Marina, il grandammiraglio von Tirpitz, per il professor Schutte. Pensiamo poi a Churchill che dichiarò: se avessi potuto fare a modo mio, l'Inghilterra non avrebbe mai costruito nessun dirigibile. Pensiamo infine anche all'Helium Control Act del 1927, che regolamentava l'esportazione di elio dagli Stati Uniti, di fatto impedendola, e che obbligò la Zeppelin ad utilizzare idrogeno. Concludiamo parlando della ricerca e di riflesso dell'università e del contributo allo sviluppo del dirigibile del futuro. Alcuni aspetti, tra cui lo sviluppo di uno strumento software per la fase di progetto preliminare, necessiterebbero attenzione immediata, mentre altri, come ad esempio l'ottimizzazione aerodinamica, potrebbero entrare in gioco anche in un secondo momento. Concludendo, è credibile che il dirigibile possa trovare un posto nel panorama aeronautico del futuro, dapprima come complemento ad altre tipologie di velivolo impiegato in compiti esclusivi e in un secondo momento in competizione con essi per alcuni altri impieghi, siano essi in campo civile o militare. Le piattaforme stratosferiche saranno probabilmente la configurazione che prima vedremo affermarsi, soprattutto grazie alla capacità di assolvere a compiti di interesse governativo.
Un importante aiuto per il successo dei dirigibili deve arrivare anche dall'università, sia nel campo della ricerca che della didattica. È solo con la sinergia di mondo universitario, industriale e istituzionale che potremo presto vedere nei nostri cieli questo velivolo. I presupposti ci sono e personalmente auspico e credo che nei decenni a venire essi diverranno una presenza reale, sebbene molto discreta, nei nostri cieli. Prima di lasciarci, vi lascio qualche consiglio di lettura. I primi 5 sono libri, di cui i primi 4 tecnici e l'ultimo è un resoconto del viaggio intorno al mondo compiuto dal Graf Zeppelin nel 1928, scritto da un giornalista francese che era a bordo. Per quanto riguarda il reperimento di documenti, report e studi, i siti suggeriti credo siano già da voi ben conosciuti, ma li riporto comunque. Per qualsiasi domanda, curiosità, riferimento di lettura o altro, lascio comunque in fondo il mio indirizzo email. Ma prima di concludere, abbiamo lasciato in sospeso un punto che all'inizio della presentazione avevo già anticipato, avremmo affrontato alla fine, ovvero il motivo per il quale insieme al professor Riboldi abbiamo pensato fosse utile presentare a voi studenti questo seminario. L'università non ha come unico fine la ricerca, ma anche la trasmissione del sapere attraverso la didattica. Ad oggi il dirigibile è escluso dal percorso di studi di un ingegnere aeronautico. Questo impatta sull'industria ed è stato lo stesso Pasternak a confermarlo, sottolineando che uno dei problemi con cui aziende come la sua si trovano ad avere a che fare è che anche assumendo i migliori ingegneri sul mercato, con esperienza anche pluriennale in aziende aeronautiche, per poterli impiegare nel progettare un dirigibile questi vanno formati da zero quasi. L'industria ha già oggi necessità di figure con almeno conoscenze di base di questo mezzo e trovare un impiego in aziende costruttrici di dirigibili è una delle opzioni che un laureato dovrebbe sapere di avere e per poterla concretizzare è necessario possedere una base di conoscenze dell'argomento sulla quale costruire un futuro lavorativo che grazie alle connotazioni in un certo qual modo pionieristiche del mezzo credo possa regalare soddisfazioni personali e professionali non indifferenti. Lo scopo quindi del seminario è stato farvi sapere che esiste anche questa come strada da percorrere nel vostro futuro lavorativo e che per prepararvi a questo, se dovesse interessarvi l'argomento, sarebbe bene cominciare a farlo magari facendosi una cultura personale riguardante i dirigibili, nonché prendendo in considerazione l'idea di fare una tesi su questo argomento. E in tal senso cedo la parola al professor Riboldi che potrà darvi qualche dettaglio di più. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando tra poco per eventuali domande e per i saluti finali. Allora, grazie mille, adesso non riesco a capire se sono, mi vedete? Sì, okay. Sì, ti vediamo. Perfetto. Allora, grazie veramente perché questa presentazione è ricchissima di contenuto, veramente interessante, interessantissima in moltissimi punti, con tantissimi spunti, veramente ho in mente tantissimi pensieri che mi ha suscitato. Veramente ci sono punti di contatto rispetto alla tecnologia aeronautica veramente molteplici, dall'impiantistica all'aerodinamica, addirittura all'aeroelasticità in tempi più recenti. Si vede l'importanza della rivoluzione elettronica, si vedono veramente tantissimi aspetti che accomunano questo settore a quello più classico, se vogliamo, dell'ala fissa e della rotante che qui al Politecnico anche sono chiaramente un po' più tradizionali, almeno negli ultimi anni sono rimasti filoni un po' più attivi. Veramente molto interessante. Certamente le ultime cose che diceva l'ingegner Valsecchi sono assolutamente calzanti. Chiaramente bisogna sempre fare fronte alle necessità di incastrare i tantissimi filoni che in qualche modo contraddistinguono il settore aeronautico, insegnare tutto a tutti è sempre una cosa diciamo difficile anche logisticamente da organizzare, anche se come già dicevo all'inizio quella dei dirigibili sembra essere un settore al momento abbastanza vitale in un panorama aeronautico nel quale non tutti i filoni sempre sono così ricchi di innovazione. Il dirigibile promette di essere una piattaforma veramente interessante in questo senso. Diciamo come DAER, come dipartimento, Abbiamo attivato in tempi recenti qualcosa proprio per rispondere a questa sfida. Come diceva ovviamente l'ingegnere Valsecchi, si tratta evidentemente anche dal punto di vista degli studenti di chi fosse per il momento diciamo chi fosse interessato
a diciamo inserirsi in questo mondo, un'opportunità al momento sicuramente fruibile è quella di partecipare a delle tesi di laurea. Non essendo al momento presente proprio un corso specifico dedicato a questo settore, che magari piuttosto che magari come corso direttamente potremmo in qualche modo immaginare di inserire nei piani di studi sotto forma di qualche modulo all'interno di corsi o semplicemente di ulteriori interventi di questo tipo, sicuramente un modo di specializzarsi all'interno dell'università verso un impiego in questo settore è quello di fare una tesi di laurea dedicata. Allora, anche in questo settore siamo attivi, cito due tesi di cui sono in particolare in cui sono coinvolto io, una in corso che è riguardante proprio la generazione di un sistema di simulazione per dirigibili con una configurazione arbitraria e mirato principalmente al progetto preliminare, proprio raccogliendo quello che diceva Ingegner Valsecchi, cioè la mancanza evidentemente di un codice onnicomprensivo che consenta di fare questo tipo di analisi, delle tipiche analisi parametriche che si fanno all'inizio di un progetto anche per l'ala fissa rotante. Dopodiché un'altra che è un po' più viceversa legata ad una missione specifica di utilizzo di determinati sensori, e questa riguarda appunto quindi la pianificazione della missione e il design di una traiettoria dirigibilistica per un sistema ad alta atmosfera che tiene conto del payload che viene montato su questa macchina. Naturalmente queste sono due tesi in corso che avranno sperabilmente degli eredi, quindi chi fosse interessato, ci sono come scritto sotto diverse offerte di tesi attive verso di me, verso i colleghi, studio che riguardano lo studio dell'aerodinamica, di dirigibili appunto con configurazioni un po' particolari, proprio la progettazione preliminare del dirigibile, in particolare per l'impiego in prossimità del suolo, dirigibili di piccole dimensioni in affiancamento, sostituzione di permissioni che possono essere tipicamente ad oggi appannaggio di multicotteri, piuttosto che la progettazione del dirigibile e la progettazione del controllo dei dirigibili con propulsione distribuita, quindi in particolare il concetto di elettrificazione ovviamente può essere molto interessante da applicare a questo tipo di piattaforma volante, e quindi anche la possibilità che si ha di disporre di moltissimi propulsori che possono essere accesi e spenti con grande facilità, orientati con grande facilità, diciamo, promette evidentemente di essere di creare un connubio interessante tra questa macchina, il dirigibile, e questo tipo di propulsione. Quindi anche qui una possibilità di impiego, e anche qui ovviamente degli strumenti da affinare, strumenti che possono essere sicuramente in una prima fase strumenti numerici di simulazione e in una seconda fase speriamo sperabilmente anche di test, e quindi magari, visto che disponiamo qui da noi di una galleria del vento e anche di spazi consoni evidentemente per l'utilizzo di modelli in scala, potrebbe essere questo evidentemente una ulteriore possibilità di test. Mi taccio, ho parlato anche troppo, spero di aver suscitato, di aver creato un piccolo aggancio sulla base dell'interesse che spero abbia suscitato, come ha suscitato in me, la presentazione dell'ingegner Valsecchi. Quindi lascio la parola a chiunque avesse domande. Alessandro, gestisci tu questa fase? Sì, lo gestisco io. Al momento nessuno si è ancora prenotato. Okay. C'è qualcuno che vuole fare domande, che ha qualche curiosità? Prego. Una manina alzata. Alessandro Mantani, prego. Sì, io volevo chiedere, visto che il problema dei pannelli solari a terra è che sono perdono molta efficienza per tutto il passaggio dei raggi solari in atmosfera, in caso di un satellite stratosferico fatto con un dirigibile lo si potrebbe usare come centrale elettrica in centrale elettrica solare che in teoricamente? Um,
Allora, sul piano teorico sì, però devi considerare che uno dei problemi della piattaforma stratosferica, abbiamo detto, è il mantenimento della sua posizione, perché si trova a dover spendere molta di quell'energia che riesce a ricavare dal Sole per poter stare dov'è, perché nella stratosfera ci sono dei venti che, minimi per quanto siano, ma vanno continuamente contrastati. Se tu vuoi trasmettere l'energia dalla piattaforma stratosferica, l'energia elettrica dalla piattaforma stratosferica a Terra, devi considerare innanzitutto che devi essere collegato a Terra, e quindi probabilmente più che un dirigibile avrebbe più senso un aerostato, ovvero un pallone, cioè la forma è sempre quella di un dirigibile, ma vincolato a terra da un cavo, in questo caso un cavo che ti serve anche per la trasmissione dell'energia. Non è una soluzione molto pratica, perché stratosfera stiamo parlando di 18-20 km di altitudine, e legare un aerostato con un cavo che va da terra fino a quella altitudine non è ottimale, nel senso che comunque va a interferire anche con la normale traffico aereo. Un'altra opzione sarebbe, sono state studiate anche per altri motivi in passato dei sistemi di trasferimento dell'energia dal dirigibile a terra o viceversa, più viceversa, perché in passato si è pensato tra i vari modi di trasmettere energia alle piattaforme stratosferiche di non utilizzare la radiazione solare, ma di rivestire l'involucro di antenne e piccoli circuiti di raddrizzamento, per cui indirizzando verso queste piattaforme stratosferiche dei fasci di microonde si poteva alimentarli. È comunque solo un esempio di trasmissione di energia, ma non è comunque poi stato più preso in considerazione, perché comunque molto laborioso, molto necessarie troppe infrastrutture a terra. E comunque il problema, ritornando alla tua domanda iniziale, il problema è che tu potresti teoricamente con una piattaforma stratosferica generare, immagazzinare più energia con i pannelli solari di quanta ne immagazzineresti a terra, però hai due problemi. Uno, appunto, che per rimanere in orbita, per rimanere nella stratosfera, nello stesso punto geostazionario, tu vuoi trasmettere poi l'energia a terra, quindi non è che devi spostarti da quel luogo, devi consumare molta di questa energia per i motori della piattaforma per restare lì, e quindi non so quanta te ne rimanga alla fine, e non puoi utilizzare cavi, perché non puoi fare 20 km di cavo che arrivano a terra. Quindi sì, se guardi solo quanta energia potresti ricavare dalla radiazione solare, probabilmente ne ricaveresti di più dei pannelli a terra, ma quella poi netta che ti rimane in mano una volta che l'hai trasferita a terra è sicuramente inferiore rispetto a quello che potresti avere generandola direttamente a terra. La radiazione solare può essere utile nelle piattaforme stratosferiche nel momento in cui viene impiegata direttamente dalla piattaforma stratosferica, e come abbiamo visto dal grafico di prima sui venti, esistono delle condizioni di volo in certe latitudini di volo, in certi periodi dell'anno, in cui l'energia che viene generata dalla radiazione solare non è nemmeno sufficiente a mantenere il dirigibile nella posizione geostazionaria, quindi a maggior ragione non te ne rimarrebbe da poter poi trasferire eventualmente a terra. Va bene, okay. Grazie mille. Grazie a te Alessandro. C'è un'altra domanda, Davide Mariani, prego. Sì, buonasera. Volevo chiedere, in Italia quali sono le società, le aziende o anche le istituzioni interessate appunto allo sviluppo in questo ambito? Si è prenotato Mariani. Sì, mi sentite? Mi sentite? Non mi sentite? Sì, ti sentiamo. Vai. Ok, volevo chiedere quali sono le aziende o le istituzioni in Italia che sono interessate allo sviluppo in questo ambito? Per esempio, si è già visto prima nella presentazione il professor Ripoldi, i nomi di Leonardo dell'Agenzia Spaziale. Vi sono anche altri interessi o solo questi due soggetti? Per quello che ho trovato io nelle mie ricerche durante la tesi, che non sono la verità assoluta, per quello che ho trovato io solo il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali si sta occupando
di questa cosa. Poi se ne stanno occupando anche delle università, ma se tu parli a livello industriale, io sinceramente ora come ora a livello italiano non ho trovato nulla. Ok, grazie. E a questo punto, vabbè, visto che è stata breve la risposta, in ambito europeo invece? In ambito europeo ci sono, sempre parliamo a livello industriale, la più vicina, Lago di Costanza, la Zeppeli, poi abbiamo la Flying Whales che sta progettando e realizzando l'LCA 60T in Francia, in Inghilterra la Jupiter Vehicles che fa l'Airlander 10 e prossimamente il 50, in Europa sono queste tre, anche la Zeppelin non è una grandissima azienda e attualmente non è che stia studiando qualcosa di particolarmente innovativo, sta continuando a costruire e operare quello che è l'NT07 che abbiamo visto prima. Se parliamo di dirigibili del futuro a livello innovativo, quindi ricerca a livello di innovazione, le due più grandi in Europa sono queste, la Hybrid Air Vehicles in Inghilterra e la Flying Whales in Francia. Grazie mille. Ottimo, grazie. C'è qualche altra domanda? Abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione, se qualcuno ha ancora qualche curiosità, domanda. Allora, vedo un po', perfetto. Allora, Nicola Masi, prego. Nicola? Si sente? Sì, adesso sì, grazie. Ok. Io sono Nicola Masi di Associazione Dirigibili Archimede, volevo solo complimentarvi moltissimo con la presenza di General Secchi per la approfondita e matura conoscenza dimostrata dell'argomento e col professor Riboldi per l'idea di aprire gli spazi universitari a questa nuova, tra virgolette, ovviamente, tecnologia. Soltanto questo. Grazie. Grazie a lei. La ringrazio, ringrazio molto. Ne approfitterei per ringraziarla anch'io perché le dico che il vostro sito è stato anch'esso fonte di molte informazioni quando preparavo la tesi, quindi ho già avuto modo di... Devo anch'io ringraziare voi per il vostro sito, per la vostra attività, per la... Le molte informazioni che si possono trovare. Poi magari proverò a contattarla. Quando vuole, sempre disponibile. Ottimo. Vedo un'altra mano alzata, Michele Nava. Sì, buonasera, mi sentite? Sì, buonasera. Buonasera, volevo chiedere due cose. La prima è una domanda proprio di carattere fisico. Per mia ignoranza, volevo sapere all'incirca questi giri dirigibili proprio a livello fisico fino a che quote sono in grado di volare, di stazionare. E poi la seconda domanda invece legandomi un po' a quando ha parlato prima appunto di questi possibili impieghi futuri, sentivo di una spedizione a Pronor, quindi insomma potrebbero essere usati anche in ambito turistico se vogliamo, volevo sapere che velocità sono in grado di raggiungere questi mezzi insomma, per capire anche in termini di possibili viaggi quanto potrebbero essere utilizzati. Allora, a livello di quote di volo, il massimo raggiungibile, parliamo delle piattaforme stratosferiche, siamo nella parte bassa della stratosfera, quindi 18-20 km. Per quanto riguarda invece quelli che abbiamo chiamato dirigibili cargo, quindi gli ibridi, quello dell'aeroscraft, così, sono poche migliaia di metri. Il tutto da una parte per non andare a diciamo interferire col normale traffico aereo, cioè i dirigibili cargo sono progettati per volare a quote inferiori rispetto a quelli dei normali aerei, del normale traffico passeggeri o traffico cargo. Per quanto riguarda l'utilizzo turistico, li devi pensare, questi dirigibili li devi pensare in competizione con le navi, non in competizione con gli aerei, quindi non un utilizzo turistico nel senso di trasporto passeggeri da A a B, perché sono troppo lenti, parliamo di velocità di progetto che è molto variabile ma che possono arrivare a 100, 120, 130 km orari, poi in futuro sicuramente cercheranno di spingersi oltre, ma
non possiamo pensare di arrivare neanche lontanamente alla velocità dei normali aerei, dei normali aerei passeggeri. Quindi un utilizzo per trasporto passeggeri sicuramente no, non è un futuro di questi dirigibili. Quei dirigibili che se tu vai a vedere sul sito della Hybrid Air Vehicles o anche degli altri di cui abbiamo parlato, c'è sempre una proposta di utilizzo per, le chiamano, loro già mettendolo come proposta, le chiamano già crociere, perché il trasporto passeggeri su dirigibile è pensato come una crociera, quindi in competizione con la nave, parliamo di viaggi di lusso, viaggi costosi, viaggi relativamente lenti, quindi non un mero trasporto, ma un'esperienza, una vacanza, se vogliamo parlare, se vogliamo vederla così. Tu pensa che i dirigibili più piccoli, ad esempio lo Zeppelin NT-07, viene normalmente utilizzato nella zona, ma quotidianamente compie più voli nella zona del lago di Costanza, voli turistici che vanno da mezz'ora alle due ore, e comunque non sono, anche qui vengono vissuti come un'esperienza, non come un trasporto da EB, ma come un'esperienza, perché comunque non sono il massimo dell'economia. Il minimo che vai a spendere per un giretto turistico di mezz'ora sul lago di Costanza siamo sui 300 euro, quindi non è esattamente regalato. Lo fai come esperienza. Il dirigibile ha il vantaggio di essere silenzioso, di essere lento, e nel caso turistico il fatto di essere lento è un vantaggio, soprattutto se li pensi come mezzi, ed è come vengono impiegati oggi i piccoli dirigibili, tipo quello della Zeppelin, un impiego turistico sopra le città, vengono utilizzati a Bonn, a Berlino, a Colonia forse anche, quindi è questo l'impiego tra virgolette turistico, l'impiego come trasporto passeggeri che viene pensato oggi per i dirigibili è turistico in questo senso, grandi dirigibili, grandi crociere, piccoli dirigibili, giri turistici sopra le città, col vantaggio di non avere rumore dell'aereo, di andare molto più lento dell'aereo, di non avere vibrazioni, quindi è comunque un'esperienza sicuramente più godibile, ma limitata a questo. Certo, si è pensato anche negli anni 70, si è pensato al trasporto passeggeri, però il trasporto passeggeri non ha sicuramente senso sulle lunghe distanze, se non come crociera, io parlo di mero trasporto passeggeri, quindi viaggio da A a B. Sulle lunghe distanze non ci può essere competitività con l'aeroplano. Sulle corte distanze, quindi rotte nazionali, ci si è pensato, perché è pur vero che si va molto più lenti degli aerei, ma tu pensa dove sono posizionati gli aeroporti. Tu è vero che per fare Milano-Roma fai un'oretta di volo scarsa, però parti da un aeroporto fuori dalla città che devi raggiungere, arrivi a Roma in un aeroporto fuori dalla città e devi raggiungere la città. Con i dirigibili, soprattutto se hai delle caratteristiche di variazione della portanza statica e quindi puoi decollare e atterrare verticalmente, non creando poco inquinamento ambientale, quasi nullo inquinamento acustico, decolli e atterri verticalmente, a quel punto puoi operare da aeroporti dedicati cittadini, quale può essere il vecchio Tempelhof a Berlino per dire, e a quel punto se ti sposti da A a B, per quanto sia lento il viaggio, però ti sposti da due centri città, a quel punto diventi competitivo perché ti vai a scontrare di fatto con il treno. Hai le stesse caratteristiche, parti dal centro città e arrivi al centro città. È un'esperienza diversa, sicuramente un costo diverso. Non è detto che in futuro ci sia il mercato per questo. Sicuramente non è il primo mercato su cui i dirigibili punteranno, perché il primo mercato è il mercato cargo. Perché per le grandi capacità di carico, ma soprattutto il punto di forza dei dirigibili cargo non è il peso, il tonnellaggio del carico che possono portare, perché se fosse solo il tonnellaggio non sarebbero competitivi con gli aerei, è il fatto che hanno delle baie di carico molto più ampie di quelle che può avere un aereo e quindi possono trasportare carichi indivisibili, quindi pezzi più grandi. E se tu pensi a parti di aeroplano, non so, qualche anno fa c'era un documento, poi tempo fa è passato un documentario dove facevano vedere il viaggio di una parte, di una sezione di fusoliera dell'A380 da uno stabilimento francese, uno tedesco, adesso non ricordo esattamente, trasporto su nave, poi su terra, una cosa che ha impiegato giorni e giorni.
con il dirigibile in qualche ora lo facevi fuori la questione, nel senso che comunque loro hanno questo vantaggio, poter trasportare in zone soprattutto magari dove non ci sono infrastrutture, carichi ingombranti, è in questo che sono competitivi, sul carico ingombrante. Se questo poi, poter trasportare un carico ingombrante non è di scarso interesse, perché consente a chi costruisce quel carico di farlo in meno pezzi possibili, quindi diventa più economico da fare il pezzo. Se pensi a un pezzo di una parte, un componente che può servire per una centrale elettrica piuttosto che non so, per una a Baikonur, la stazione spaziale, la stazione di lancio russa che è in mezzo al niente, si è pensato di utilizzare i dirigibili anche per portare lì componenti di razzi, di missili. Quindi è su questo che il dirigibile sarà competitivo. Dal punto di vista del passeggero, del trasporto passeggero, probabilmente l'unico impiego che rimarrà in piedi sarà quello turistico sopra le città, perché sicuramente molto molto più economico di un elicottero e anche di un piccolo Cessna, di un aeroplano turistico che possa fare un volo turistico. Quindi a quel punto di vista c'è futuro nel trasporto passeggeri. Lunghe tratte no, tratte fino a 6, 7, 800 km, partendo da un centro città e arrivando a un centro città, forse ce la si può giocare con treni aerei. La ringrazio molto. Niente, figurati. Ottimo, grazie. Ci sono altre domande? Non vedo più mani alzate, quindi direi che, vista anche l'ora, possiamo concludere qua questo intervento. Ringrazio ancora l'ingegner Paolo Valsecchi per il suo tempo, per questa 2 ore che ci ha dedicato, come ha detto prima anche il professor Riboldi, molto molto interessanti e che ci avvicinano un po' a questo mondo. Ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato, dagli studenti agli esterni. Spero di rivedervi magari in qualche altra attività che magari potremo organizzare nel prossimo anno. Non so, Carlo, se hai qualcosa da aggiungere? No, niente. Ringrazio tutti veramente per la partecipazione molto numerosa e mi auguro veramente sia stato un'occasione proprio di mettere un attimo il becco in questo che è un settore dell'aeronautica un po' meno conosciuto e veramente ricco di spunti interessanti anche proprio per la ricerca di oggi. Grazie a tutti ancora. E perfetto, arrivederci, grazie a tutti. Ciao studenti, appuntamento alle prossime lezioni. Grazie, lunedì, alla prossima. E viceversa a tutti gli altri, grazie sentito e alla prossima. Grazie, ciao a tutti.